Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della situazione sanitaria nella nostra regione. Nessuna sorpresa, l'Abruzzo è stato inserito nella zona gialla anche dal Ministero della Sanità nell'ambito del nuovo DPCM del governo che divide in tre zone l'Italia: gialle, arancioni e rosse. I dati su cui si basa la ripartizione che vede l'Abruzzo appunto inserita nelle regioni a rischio moderato si riferiscono però a fine ottobre, quindi vedremo se poi il tutto sarà confermato dall'invio dei nuovi dati. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì chiede responsabilità ai cittadini, stessa cosa fa il presidente Marsilio che spiega anche gli interventi che si stanno facendo negli ospedali, Marsilio che è stato anche nominato commissario ad acta. Allora andiamo a vedere il servizio di Stefano Recanati e poi l'intervista a Nicoletta Verì realizzata da Paolo Renzetti. L'Abruzzo è regione gialla. Nella conferenza stampa di ieri sera il Premier Conte ha ufficializzato la notizia che già circolava da ore, avvalorata dai dati dei 21 indicatori presi in considerazione dal decreto che da domani dividerà l'Italia in tre fasce con le ordinanze emesse dal Ministero della Salute. Le regioni gialle per l'appunto sono considerate a rischio moderato, con la stretta crescente salendo dall'arancione al rosso, laddove la situazione è più critica e quindi si applica un lockdown che ricorda molto da vicino quello già sperimentato in primavera. I governatori delle regioni avevano chiesto cose diverse al governo, soprattutto hanno criticato la scelta di un lockdown a tre velocità, evidenziando criticità ad esempio sulle mobilità tra zone differenti e magari limitrofe. Ma nel governo è prevalsa la volontà di non penalizzare territori in cui il contagio tutto sommato è ancora gestibile, con misure che avrebbero stroncato un'economia già sofferente. Nelle zone gialle comunque cambierà poco rispetto alla situazione attuale. In Abruzzo, in particolare, la didattica a distanza alle superiori era già stata elevata al 100%, così l'unico vero impatto sarà con il coprifuoco alle ore 22. Al di là della gradazione di colore, in regione la situazione però resta difficile e la pressione sulla sanità comincia ad essere elevata, soprattutto nell'Aquilano e nel Teramano. La curva epidemica continua a salire e dunque l'auspicio è che le misure prese negli ultimi 15 giorni inizino a stabilizzarla. Se l'RT, l'indice di contagio, dovesse superare l'1,5, soglia di allerta, scatteranno gli automatismi che potrebbero cambiare la classificazione da giallo ad arancione e poi al rosso. E questo avverrà sulla base dei dati comunicato al Ministero. Il presidente Marsilio, in visita all'ospedale di Avezzano, ha nascosto la sua preoccupazione spiegando cosa si sta facendo per adeguare la sanità all'aumento dei ricoveri, anche in terapia intensiva. Per i lavori siamo più o meno nella stessa condizione, in tutte le ASL dobbiamo far partire questi lavori e stanno procedendo con questa tempistica. Alcuni lavori siamo riusciti a farli tra aprile e maggio, giugno, quando avevamo poteri diversi e quindi ci siamo potuti muovere con più velocità, facendo in particolare lavori il G8, il Delta Medico dell'Aquila, il Covid di Pescara, che grazie a Dio ci sono. Quindi qualcuno faceva polemiche stupide, ma meno male che ci sono questi posti, perché tra L'Aquila e Pescara hanno consentito di avere circa 300 posti letto dedicati al Covid. Non sono sufficienti, purtroppo il numero dei malati è molto importante, siamo arrivati ad oltre 400 malati ricoverati dentro gli ospedali. Nel momento di picco della prima ondata abbiamo avuto meno di 400 malati, quindi pensate un po', siamo già oggi sopra quel numero di malati. Magari non sono in terapia intensiva, sono meno della metà quelli. All'epoca avevamo molti più malati di terapia intensiva perché la scienza medica, grazie a Dio, migliora, capisce l'attività anche di ricerca dei positivi fatta in maniera precoce sul territorio con tamponamenti massivi. Assessore Verì, allora finalmente un po' di chiarezza, l'Abruzzo, come tante altre regioni del nostro paese, è stato inserito nella zona gialla per quanto riguarda l'emergenza e la pandemia. I dati migliorati degli ultimi giorni hanno fatto sì alla fine che l'Abruzzo finisse in zona gialla, oppure ci sono anche altre motivazioni? No. Allora, innanzitutto quelli sono dati che vanno a scadenza 25 ottobre, adesso noi saremo valutati dal 25 ottobre al 3 novembre.
per cui sono valutazioni dei giorni precedenti. La nuova valutazione avverrà adesso dal 25 ottobre al 3 novembre. Sono valutazioni importanti perché vanno a valutare anche l'indice di trasmissibilità, quindi tutto il percorso del tracciamento e dei contagi che ci sono nella nostra regione. È importante in questo momento anche analizzare il discorso dei posti letto nella nostra regione, che sono, come ho sempre detto, sufficienti, disponibili in base alla variazione. Apprendiamo che sono diminuiti i ricoveri, anche se solo di 2 unità, nelle terapie intensive, e c'è ancora una maggiore attenzione perché sono tanti i casi invece poco sintomatici e addirittura sintomatici, quindi nel momento del tracciamento è importante andare ad aggredire questi numeri, queste situazioni, perché come voi sapete l'asintomatico può tranquillamente contagiare senza rendersene conto. Questo purtroppo è quello che avviene quando c'è maggiore relazione, e quindi ben vengano queste norme, anche se non così complesse come nelle zone rosse, il rispetto di queste norme, di evitare tutto ciò che è un momento interattivo fuori da quel minimo indispensabile che può essere contesto lavorativo e contesto dell'emergenza. Bisogna andare avanti attraverso questo, adeguarsi a queste norme. Ora, assessore, l'obiettivo è far sì che l'Abruzzo resti, sotto questo punto di vista, una regione virtuosa. L'Abruzzo lo è sempre stata una regione virtuosa nonostante le difficoltà. Io parlo del periodo della pandemia, abbiamo, come ho sempre riferito, saputo gestire la prima fase importante, stiamo gestendo anche la seconda fase. Per rimanere in questa fascia ci vuole ugualmente questa attenzione e soprattutto il lavoro che io sto portando avanti di un monitoraggio costante. Nonostante fosse risultato positivo al Covid-19, era uscito di casa per fare delle compere. Così per un 60enne di Nerito di Crognaleto, in provincia di Teramo, è scattata la denuncia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a verificare l'attuazione delle misure di contrasto al coronavirus, con i militari che hanno accertato che l'uomo stava tornando a casa dopo aver fatto delle compere, ma in realtà doveva essere in isolamento in quanto risultato positivo al tampone. Per questo è stato denunciato per inosservanza del divieto di mobilità. Adesso proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Condannati 2 imputati nel processo sulla morte di Anna Carlini, la donna pescarese affetta da problemi psichici, morta nell'agosto del 2017 sotto il tunnel della stazione ferroviaria centrale di Pescara dopo essere stata violentata. Le pene di 11 anni e 6 mesi e di 2 anni non soddisfano la famiglia della vittima. La sentenza è stata emessa nel tardo pomeriggio di ieri. Allora vediamo il servizio. 11 anni e 6 mesi di reclusione per Nelu Ciuraru, accusato di violenza sessuale e omissione di soccorso aggravata, e 2 anni per Robert Cioragariu, accusato soltanto di omissione di soccorso. Il Tribunale Collegiale di Pescara ha condannato entrambi gli imputati nel processo sulla morte di Anna Carlini, la donna pescarese di 33 anni affetta da problemi psichici, deceduta nell'agosto del 2017 sotto il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara dopo essere stata violentata. Il PM Rosangela Di Stefano, nel corso della sua requisitoria, aveva chiesto 14 anni per Ciuraru e 3 anni per Cioragariu. Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero indotto la vittima, che assumeva psicofarmaci e altre medicine, ad ingerire vino. Poi Ciuraru avrebbe abusato sessualmente di lei e in seguito entrambi l'avrebbero lasciata morire. Una sentenza shock, una sentenza ingiusta. Ad oggi noi viviamo il dolore e l'ingiustizia. Siamo veramente delusi. La vita di Anna è valsa 11 anni, quindi il valore della vita è zero. È inspiegabile dire veramente come ci sentiamo. Una cosa è certa, noi, tutta la famiglia, noi andremo avanti, perché Anna merita giustizia.
E 11 anni non è una pena, non è il valore della vita di Anna. Non so cosa le dovevano fare ad Anna per essere un omicidio, non so, menata, stuprata, violentata, lasciata morire, non lo so sinceramente. E io voglio che il caso di Anna sia riaperto, perché ci sono state tante lacune su questo processo, ma veramente tante, oltre a tante ingiustizie. Io non posso pensare che lui tra 11 anni e fuori riabbraccerà la sua famiglia, i suoi figli, e mia sorella invece non c'è più. Almeno un pizzico di giustizia avrebbe fatto, non dico che noi vivevamo bene, però ci avrebbe aiutato a questa sopravvivenza, a questo dolore. Noi non ci fermiamo ad una sentenza shock. Io sono veramente sconcertata di queste sentenze ultimamente, cioè veramente il valore della vita è nulla. Ancora cronaca giudiziaria, ancora una sentenza emessa ieri, condannata a 13 anni e 8 mesi di reclusione nel pomeriggio appunto di ieri dal Tribunale Collegiale di Pescara, Daniela Lo Russo, la donna accusata di aver tentato di uccidere l'ex marito somministrandogli a sua insaputa il Coumadin, un potente farmaco anticoagulante. Condannato a 12 anni e 8 mesi anche il figlio della donna, Michele Grosso, accusato al pari della madre di aver tentato l'omicidio aggravato anche dal falso. Il PM Rosangela Di Stefano aveva chiesto 17 anni per Lo Russo e 13 anni per Grosso. I due imputati nell'estate del 2016 avrebbero ripetutamente somministrato alla vittima, un imprenditore edile di Rosciano, il Coumadin, organizzando anche un'aggressione a colpi di mazza da baseball ai danni della vittima allo scopo di accelerarne le emorragie interne. Il pestaggio venne eseguito da un colombiano, Moschera Zapala, condannato a 1 anno e 7 mesi di reclusione, mentre Marco Giorgio Fagion è stato condannato a 8 mesi per aver fatto da mediatore tra Grosso e Moschera. Proseguiamo ora con un'altra notizia di cronaca che riguarda il carcere di Pescara. Paura, lo scorso 2 di novembre nella casa circondariale di San Donato, come riferisce in un comunicato del sindacato Sinappe, si è verificato l'ennesimo caso di incendio appiccato da un detenuto di nazionalità straniera che voleva protestare dopo essere stato posto in isolamento per motivi disciplinari. Il detenuto ha dato fuoco al materasso e al cuscino che avevano appena superato la scadenza della certificazione ignifuga, perdendo così tutte le caratteristiche che la normativa vigente prevede in materia di sicurezza. Tempestivo è stato l'intervento degli agenti della penitenziaria che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Per 4 agenti è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale a causa di una leggera intossicazione. È evidente che tutto ciò poteva essere evitato e che solo grazie all'intervento dei poliziotti l'episodio non si è tramutato in tragedia, dichiara Roberto Santini, che è il segretario generale del SINAP. E noi adesso proseguiamo parlando di lavoro. Il sindacato di base denuncia l'inefficacia del protocollo anti-Covid all'interno dello stabilimento Sevel di Atessa, dove ci sono 15 casi di positività, ma i tamponi, secondo i sindacalisti, non sarebbero stati effettuati a tutti i colleghi dei positivi. L'USB chiede un tavolo di confronto in prefettura a Chieti. Vediamo il servizio. L'USB denuncia la tardiva sanificazione e l'inefficacia dei protocolli anti-Covid all'interno della Sevel di Atessa, dove, dicono i sindacalisti, ci sono 15 casi accertati, ma non sono stati effettuati tamponi di controllo a tutti i lavoratori della UTE di appartenenza dei positivi al test. L'USB chiede la convocazione da parte della prefettura di Chieti, di Sevel e degli enti di controllo in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro per aprire un confronto con il sindacato circa le criticità che possono verificarsi
in una situazione così complessa e che richiede la massima attenzione e trasparenza. L'USB ricorda di aver già espresso da tempo tutte le sue perplessità circa l'ultimo aggiornamento del protocollo anti-Covid adottato in azienda per prevenire la possibilità di contagio. Tale aggiornamento, dicono dal sindacato di base, comporta un abbassamento del livello di guardia nella prevenzione della pandemia, tanto che è stata inviata una denuncia al servizio ispettivo della ASL, all'ITL e per conoscenza alla procura di Lanciano. L'USB ha anche chiesto alla direzione aziendale di ripristinare i 10 minuti per la sanificazione delle postazioni di lavoro, di rallentare la velocità delle linee e di aumentare il livello di dissaturazione per evitare assembramenti durante il lavoro. Ma la cosa che preoccupa di più il sindacato è l'adeguamento delle procedure alle disposizioni previste dagli ultimi DPCM, perché un lavoratore con un familiare in attesa di esito al tampone richiesto dall'ASL può recarsi al lavoro, esponendo così i colleghi a possibilità di contagio. Proseguiamo il nostro giornale ancora con la pagina sindacale. I metalmeccanici abruzzesi hanno manifestato questa mattina a Teramo per il rinnovo del contratto nazionale. Presenti anche i lavoratori della Betafans di Tortoreto, che hanno chiesto aiuto e udienza al vescovo Lorenzo Leuzzi. In piazza anche l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo per protestare contro la chiusura della redazione teramana del quotidiano Il Centro e la cassa integrazione per il quotidiano La Città. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. I metalmeccanici abruzzesi hanno scelto Teramo come piazza simbolica per rivendicare il rinnovo del proprio contratto di lavoro e per gridare quanto questo territorio sia flagellato da vertenze dolorose come la Betafans di Tortoreto, chiusure che stanno mettendo in strada centinaia di famiglie. Noi siamo qui per chiedere il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, questa è la nostra prima richiesta. Oggi stiamo scioperando in tutta Italia, Federmeccanica ha bloccato la trattativa dopo che noi abbiamo fatto la richiesta salariale, ovviamente non sta rispettando e non vuole discutere quella che è stata la piattaforma votata dal 97% dei metalmeccanici. Abbiamo scelto la piazza di Teramo perché a Teramo ovviamente ha iniziato una crisi, la più simbolica è quella della Betafans, l'ultima arrivata, ma c'è quella dell'ATR, c'è quella della Selta, c'è quella della Veco. Purtroppo pensiamo che queste aziende siano il preludio a un percorso di crisi e di apertura di crisi più vasto, perché sappiamo che ci sono 3.000 lavoratori del settore dell'automotive che ovviamente alla fine del blocco dei licenziamenti potrebbero avere dei problemi. Successivamente sappiamo che ci sono 1.500 lavoratori che oggi sono in cassa Covid delle aziende metalmeccaniche, a cui si aggiungono 2.500 lavoratori degli artigiani. Essendo il settore di artigiani un settore parcellizzato, sarà anche difficile andarlo a controllare, quindi una situazione complicata e complessa che va affrontata dal punto di vista politico immediatamente. Numerosa in Piazza Martiri la delegazione di rappresentanti della Betafans. Accendono fuochi, chiedono aiuto alla politica e ora anche alla Chiesa. Il vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, a cui i lavoratori hanno scritto una lettera accorata, li accoglie in curia e promette il suo intervento. Abbiamo chiesto aiuto al vescovo nei giorni scorsi per la Betafans, ma un po' per tutte le vertenze e per la situazione del territorio, partendo da quelle che sono state le parole, insomma, anche del Papa negli ultimi tempi di vicinanza a queste tematiche, a chi è più in difficoltà. Abbiamo ritenuto di investire anche il vescovo, insomma, di questi problemi, chiedendo, insomma, un aiuto concreto, anche perché sappiamo dell'impegno che il vescovo ha avuto negli anni, insomma, qui a Teramo, anche di vicinanza con la politica nazionale, e crediamo che in qualche modo possa arrivare un sostegno concreto che ci dia la possibilità di risolvere la vertenza Betafans, ma anche, insomma, di trovare soluzioni per altre vertenze e per altre problematiche del territorio. Accanto ai metalmeccanici che lottano c'è anche l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, con il suo presidente Stefano Pallotta, che chiede e riceve solidarietà contro la prossima chiusura della redazione teramana del quotidiano Il Centro. Il suo è un pensiero condiviso dalla piazza. Chiudere un presidio locale di informazione equivale ad una grave perdita di cultura e democrazia per tutti. Saranno un centinaio le nuove assunzioni alla Triganovan, un'azienda che opera in Val di Sangro e appartiene al gruppo multinazionale francese Trigano, leader in Europa del settore della produzione di camper e van. Un annuncio che arriva a poco più di un mese di distanza dall'apertura lo scorso settembre del nuovo stabilimento di Paglieta, a pochi chilometri da quello principale. L'azienda abruzzese, che attualmente conta circa 300 dipendenti, a partire da gennaio vedrà il secondo stabilimento strutturato
lavorato a piena capacità e dedicato alle gamme di fascia di prodotto più economiche, Entry e Easy. Positivo il commento della FIOM CGIL di Chieti con Andrea De Lutis, che ricorda come nel giorno, e lo abbiamo visto, dello sciopero nazionale per il contratto di lavoro dei metalmeccanici, la posizione di ritorno al passato della Confindustria di Bonomi faccia a pugni con le realtà del territorio, dove aziende e lavoratori riescono a trovare l'equilibrio che consente, come nel caso della Trigano Van, di aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori, di creare nuovi posti di lavoro e far sviluppare le aziende. Andiamo avanti, commercianti, ristoratori e lavoratori del mondo della cultura e dello spettacolo si sono ritrovati a protestare in piazza Orsini a Teramo e a chiedere lo stop di tasse e utenze. La manifestazione è stata organizzata dall'associazione Futuro Collettivo al grido di tu chiudi e tu ci paghi. Vediamo. Manifestano a Teramo il mondo della ristorazione e quello della cultura, sacrificati dalle misure di contenimento decise dal governo per arrestare la pandemia da Covid-19. Tu ci chiudi e tu ci paghi. Questo è lo slogan scelto dall'associazione Futuro Collettivo, che ha organizzato l'evento e che chiede gesti concreti da parte dello Stato a favore di tutte quelle persone che senza attività non riescono più a sopravvivere, come il blocco di affitti, mutui e utenze. Chiudo una protesta e... modo per far sentire la nostra voce. Il nostro ambiente è sicuro, più sicuro di un supermercato. Non riusciamo a pagare gli affitti, abbiamo degli eventi programmati che non possiamo fare, quindi dobbiamo anche parlare con le persone che si erano sbattute per noi e con noi per fare questa cosa. Quindi, una situazione anche imbarazzante per tutti. Pensavamo che le decisioni erano altre, sono i teatri, sono i cinema, sono posti sicurissimi, dove si fa spettacolo è sicuro. Sicuramente la questione di incertezza con gli investimenti che abbiamo fatto quest'estate, ci siamo messi a norma e adesso ci sentiamo poco tutelati, la situazione è drammatica per tutti, ci serve soprattutto garanzie da parte dello Stato. Vogliamo essere sicuri che i nostri investimenti e soprattutto il nostro futuro sia chiaro, altrimenti tutto quello che ci hanno fatto fare in questo periodo non è servito a nulla. Ora lo sport, partiamo dal calcio di B. Nonostante le ultime avversità, in casa Pescara si cerca di guardare al futuro con fiducia e il futuro si chiama Cittadella. Restano in dubbio Bocchetti e Asensio, spera di ritagliarsi uno spazio Andrea Di Grazia, che andiamo ad ascoltare in questa intervista. Andrea, allora si avvicina questa partita col Cittadella dopo la sconfitta di Lecce, c'è stato anche un chiarimento nello spogliatoio, un colloquio con la società, non si può più sbagliare, bisogna cambiare registro, questo è in dubbio. Ah sì, lo sappiamo tutti, un punto in sei partite, diciamo che per il Pescara non è niente, quindi ci vuole il cambio di passo, questo sicuramente. Abbiamo parlato con la squadra, abbiamo parlato con la società, con lo staff, siamo tutti comunque convinti che ci risolleveremo e lo faremo da domenica. Tutti responsabili per quello che è successo fino ad oggi, allenatore ma anche giocatori, voi vi sentite chiamati in causa? Assolutamente, quando si fanno prestazioni negative comunque la colpa diciamo che è un po' di tutti, ma questo lo sappiamo, sappiamo che comunque abbiamo fatto degli errori, ma siamo anche convinti e consapevoli della nostra forza, della nostra qualità e secondo me domenica si potrebbe riaprire diciamo, un campionato che per molti magari io non la vedo così, magari... è chiuso, ma io sono convinto che ci rialzeremo, ma perché so quanto sono forti i miei compagni, quanto è forte il mister, quanto è forte la società e perché ce lo meritiamo, perché anche dall'anno scorso che ci portiamo avanti questo periodo un pochettino così brutto, io diciamo che sto rientrando a pieno queste ultime settimane e sono molto contento perché posso dare una mano ai miei compagni. Sto recuperando
non sono ancora al 100%, però l'importante è esserci e dare una mano alla mia squadra. La Cittadella, bestia nera del Pescara, nelle ultime 3 stagioni, 6 partite, 6 sconfitte, è ora di interrompere questo trend. Sì, i numeri sono importanti nel calcio, però domenica non c'è 6 sconfitte con il Cittadella, cioè domenica c'è un solo obiettivo, quella è la strada. Cittadella, squadra giovane che però ricalca la squadra anche delle passate stagioni, una squadra che gioca con poche pressioni e che spesso riesce a far male agli avversari. Sì, Cittadella come tutte le squadre in Serie B sono molto difficili da affrontare, però noi, ripeto, come ho detto prima, siamo molto consapevoli dei nostri mezzi ed è il momento di risollevarci. Ora il Teramo, a parlare dell'ottimo avvio di stagione in casa Diavolo, il difensore centrale Matteo Piacentini. Il classe 99 elogia le qualità del mister nella gestione del gruppo e spera in una sua definitiva consacrazione. Lo ascoltiamo. Spero che sia l'anno, come ha detto lei, della consacrazione. E sicuramente, se ha detto che mi vedete fisicamente... Sì. Meglio rispetto agli anni scorsi, il gran merito va anche al mister, che sta facendo secondo me un grandissimo lavoro, sia appunto dal punto di vista psicologico, ma anche in campo lavoriamo molto bene e a intensità molto elevate. Mi sono trovato benissimo con tutti i compagni con cui ho giocato indistintamente. Con Salim mi trovo molto bene, lui è un giocatore molto fisico e molto veloce, quindi... Sai che comunque al tuo fianco c'è un ragazzo che è molto valido, ma ripeto, anche gli altri sono secondo me giocatori molto forti. Il mister ci aiuta anche tramite colloqui individuali, ci parla. Parla molto con voi. Molto, molto, infatti ci aiuta, ma è anche sotto il profilo psicologico ci aiuta, ci cerca di far stare tranquilli. Quindi riesce ad affrontare ogni allenamento, ogni partita, secondo me, nel migliore dei modi. No, discorsi di prospettiva, sinceramente, non ne stiamo facendo. Perché tutti insieme stiamo cercando di vivere il momento. Cioè, cerchiamo di affrontare allenamento per allenamento e partita per partita. Quindi cioè, è una cosa che ci contraddistingue, non pensare a lungo termine. E, secondo me è anche una cosa... sbagliata fare calcoli già sul futuro, perché dopo solo 7 partite non mi sembra il caso di ragionare in questi termini, diciamo. Lavoriamo molto sulla linea difensiva e sui concetti che vuole apportare il mister e il suo staff. Stiamo cercando di seguire le loro direttive e per ora i risultati possiamo dire che si vedono. Oltre al suo modo di difendere, che è molto diverso da quelli che ho vissuto gli anni scorsi, le prime, cioè, come lui chiama le palle che arrivano sugli attaccanti, devo lavorare molto perché non sono come il mister, come ha detto lei, infatti ci stiamo lavorando. Però oltre a questo anche l'uso degli arti superiori, perché uso poco le braccia e secondo lui è una cosa che devo migliorare molto, e anche secondo me sono d'accordo con lui. E poi un sacco di altre cose, come può essere la postura del corpo, che sbagliavo molte volte, e la lettura delle palle lunghe. C'è da imparare. Sì, e c'è ancora molto da imparare. Adesso l'AD si è concluso sullo 0-0, il recupero della quinta giornata tra Pineto e Recanatese nel pomeriggio di ieri. Sugli scudi i due portieri Marco Relli e De Chirico. Il Pineto reclamina per la mancata assegnazione di un rigore al 90°. Ci racconta la partita Andrea Costantini.
Finisce in parità senza gol il recupero di Serie D fra Pineto e Recanatese alla fine di una gara equilibrata nella quale i padroni di casa hanno provato a far propria l'intera posta, calando nel finale quando i marchigiani hanno sfiorato il colpaccio. Recrimina il Pineto per un rigore non dato al 90esimo. Restano 3 i punti di distacco tra le due con la Recanatese che ha ancora una gara da recuperare. A Maulo ha di nuovo a disposizione e porta in panchina Ciarcelluti e Bugaro, out Palumbo, Pierpaoli, Camplone. Il tecnico pinetese va ancora con la coppia pesante Tomassini Olcese. Sul fronte opposto Giampaolo è privo di Ferrante e lascia inizialmente in panchina il bomber Pera. Nel 3-5-2 l'ex notaresco Liguori e l'ex teramano Piccioni sono i terminali offensivi. Primo tempo molto godibile tra due squadre forti e ambiziose. Dopo una prima fase di studio il Pineto a rompere gli indugi con la prima importante palla gol. Olcese sfonda e arriva a tu per tu con De Chirico che gli dice no. Risponde la Recanatese con una manovra elaborata, cross di Pezzotti, torre di sbaffo per Piccioni che incorna centralmente, blocca Mercorelli. Un minuto dopo Olcese investe di assistman libera Verdesi, il cui destro però è impreciso. Altra grossa chance pinetese prima della mezz'ora, Recanatese distratta e una rimessa laterale manda in porta D'Angelo, ma De Chirico in uscita bassa è ancora provvidenziale. Sul ribaltamento di fronte Gomez, sempre attivissimo, conclude centralmente. Più pericolosa la giocata di Liguori al 40esimo, conclusione mancina alla sua maniera, ma Mercorelli risponde bene deviando in corner. Sempre Liguori dalla solita mattonella conclude alto. È l'ultimo atto del primo tempo. La ripresa si apre, dopo 4 minuti a Maulo cambia volto al Pineto, fuori Olcese, dentro Ciarcelluti e passaggio al 4-2-3-1 con Esposito dietro Tomassini. Al decimo ottimo taglio di D'Angelo per Verdesi che controlla bene ma non tira subito ed è murato. 18esimo cross di Nicolao, torre di Ciarcelluti, ma né Esposito né Tomassini arrivano all'appuntamento col gol. 20esimo corner di Nicolao, Esposito in corna sull'esterno togliendo il pallone a Salvatori, forse meglio piazzato. Folata pinetese che Giampaolo prova a interrompere con l'ingresso di Pera al 24esimo al posto di Piccioni e un minuto dopo la Recanatese si fa rivedere dalle parti di Mercorelli con l'ex Pezzotti. Contro break pinetese al 31esimo con Paoli che serve Ciarcelluti che tira alto anziché servire Tomassini. Al 34esimo super palla gol per la Recanatese, Liguori spara, botta sicura sulla corta respinta di Pepe, Mercorelli respinge distinto e poi è super sul tentativo di tap-in di Giaccaglia. Altro brivido per il Pineto al 43esimo sulla punizione di Pezzotti e il colpo di testa di poco alto di sbaffo. Proteste pinetesi allo scadere, il neoentrato Di Giovacchino è affrontato in scivolata da dietro da Donzelli in piena area. Maccarini di Arezzo ci pensa un po' e poi opta per la simulazione. La punizione di Nicolao fa poi scendere il sipario su un risultato nel complesso giusto. È tutto per questa prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.